Franci Chef. Ciao. Ciao, come stai? Molto bene. Grazie per essere venuta a trovarci, per averci portato, come al solito, innanzitutto... freschezza. Brava. Simpatia. Brava. Un buon clima, perché la cosa... quando uno dice, ah, viene Franci Chef, così... il cibo arriva un secondo dopo. La prima cosa di cui tutti siamo felici è il tuo sorriso, il tuo modo di dire, ah, che bello, dai, vieni qua, ci divertiamo, facciamo quattro chiacchiere, eccetera, eccetera. Come stai intanto? Tutto bene? Hai ricominciato? Sì, dall'Antoclerici? Ho ricominciato l'Antoclerici, ho ricominciato a lavorare. Sì? Com'è andata la prima puntata? Eravate tu? Io. Papa Francesco? Papa Francesco. Che uno dice, madonna, ma Papa Francesco è andato a fare il risotto da Antonella Clerici e sempre mezzogiorno? Non è uno scherzo, è vero? No! No, non è vero, no, aspetta. Cioè, non è né l'uno né, non è né uno scherzo, ma non è neanche vero. Diciamo che così ha fatto una messa, una santa messa. Durante il nostro spazio si è allungato un attimo. E ha dato la ricetta dell'asado. A me fa ridere quando dico, ma quando mi chiedo con chi eri nella prima puntata, mi piace dire: beh, c'era giustamente Antonella. Papa Francesco, Papa Francesco, poi... io e Salderiso. Andate in pace e non cucinate troppo la carne, che poi viene dura, eh. Se cucinate troppo la carne dura, poi non si mastica più, eh. Mi raccomando, fratelli. Però insomma, tutto bene. Sì, tutto l'anto bene. In grande forma. Super, sì, super spolvero. Come si dice dalle mie parti. Super spolvero come sempre. Franci, scusami un secondo. Prima di. Prima di, in realtà non so neanche di fare cosa, perché era proprio giusto un parlare con te, perché stiamo bene insieme. Ieri. Durante la puntata di ieri, a un certo punto, la puntata dei Giovedì Lemma, ci ha mandato un messaggio un signore dicendo: stanno tornando i figli da scuola, faccio la pasta in bianco o la pasta al pomodoro. Sì. Discutendo, come facciamo di solito, di queste cose, abbiamo provato a dirgli: guarda, se fai la pasta al pomodoro, però falla un po' bene, cioè fai una roba, no, apri il barattolo, metti lì, no. Così, fai una roba fatta bene. E mi sono azzardato a proporre questa cosa, perché in Italia, più della politica, più del calcio, più della religione, forse addirittura, guai a parlare di cibo, perché chiunque pensa di saperla più lunga dell'altro. Sempre. E non è mai: ah, io invece la faccio così, ma sono un coglione, cretino, non si fa quello. Sempre. Adesso puoi confermare che non ti ho detto che ricetta ho proposto? Ho chiesto, ma mi è stato detto non te lo dico. Mi piacerebbe fare la radio verità. Allora, ti dico cosa ho proposto molto velocemente, e poi tu mi dici se non... messaggi di insulti. Ce li abbiamo qua. Abbiamo un foglio tutto solo di insulti che ho preso per la cosa. Posso dire di sì. Ho detto, invece appunto di aprire un barattolo e farlo, metti a sbollentare dei pomodorini in una pentola con dell'acqua salata. Ci butti dentro anche uno spicchio d'aglio, che fa così, scoli i pomodori, la pasta poi la cuoci nell'acqua dove hai lasciato andare i pomodori, ci butti dentro un po' di basilico, li frulli tutto, setacci tutto, così la pelle rimane su, viene proprio fuori il sughettino, quando scoli la pasta ci butti il sughettino, la fai spadellare un pochino e mangi. Male? Allora, è la pasta che hai mangiato tu oggi. E com'era la pasta? Quella che hai portato quella tu? Quella che ho portato io. Com'era? Buonissimo. Era ottimo. Era buonissimo. Così lo faccio. Così. Perché così? No, ma vallo a dire ai napoletani. Allora, adesso, amico Michele, come ti chiami? Michele, sai, la prima volta che ho sentito questo modo di fare la pasta, che appunto poi sembra complicatissimo, ma ci vuole veramente niente, ed è 30 volte più buona che appunto non buttare i pomodori così. Me l'ha raccontata Chicco di Vittorio, perché con i tre pomodori è come fanno i paccheri così. Adesso mi dite, Michele, mi mandi il tuo fatturato. Adesso Michele, mi mandi il tuo fatturato. Io ti mando, lo trovi pubblico, quello di Vittorio, il ristorante. Li compariamo e vediamo se sei più scemo tu. E mi permetto anche di dire: vorremmo sapere chi ti coltiva i pomodori, perché Chicco ha un contadino che, detta così, sembra un piccolino, che coltiva i pomodori. Mamma mia, hanno un mega business. Quindi i pomodori li ho presi al supermercato. Comunque, Si fa così. Ma veramente, l'ho raccontato con grande gioia nel cuore, perché ho visto che alle bambine, piatto delle bambine, pasta al pomodoro va sempre bene. Passare dalla pasta al pomodoro normale, che già gli piaceva, a quella lì, mazza, vanno in brodo di giuggiole. Quindi poi scientifica, setacciando la polpa di pomodoro, che tu hai cotto il pomodoro, praticamente togli la parte acida, perché la parte acida rimane nella buccia e nei semi. Se invece tu hai un succo di salsa al pomodoro, allora anche così è buonissima. Adesso, anche per dirvi che poi non è che mi sono imborghesito adesso, perché se taccio i pomodorini, sono sempre Sandrino from the block, uso quello che è venuto bene per fare la pasta per mia moglie e le mie figlie, io col cucchiaio mi mangio poi solo la pelle dei pomodori a cucchiaiate, per dire che sono sempre quello lì che si mangia anche la rumenta, cioè non è che adesso sono diventato che mangio solo le... Secondo te Michele lo mangia? Secondo me mangia solo quello. Michele è talmente pirla che se taccia, ma poi lui nella pasta mette le pelli, mette solo le
le pellicine e fa la pasta con le pellicine. Fa la pasta con le pellicine. Stavamo parlando di induzione o fuoco? Cos'è meglio? Cos'è meglio? Fatemi sapere. Allora, io da quando l'induzione devo dire che non tornerei più indietro, ma capisco che tanto di quella cosa lì deriva dalla paranoia delle fughe di gas. Certo. Il fatto di non avere il pensiero delle fughe di gas mi fa piacere già di più quello che mangio. Quando poi capita di spadellare sul fuoco ti dà un'altra soddisfazione. È un'altra roba. Quello non lo puoi fare con l'induzione. No, puoi spadellare, però non spadelli su fiamma. E tra induzione. Scusami, spadellare sull'induzione è come fare air guitar. Cioè, non hai niente in mano, stai solo facendo il gesto e ti senti bello. Però dicevo, tra induzione ed avanzare della finestra al sole? No. Sono due buoni metodi, tutte e due. No, aiuto. Ma perché no? Perché si inquina il cibo. Ma non è. No, è che io da cuoco sono fissata con la carica batterica. Nel senso che secondo me, come esci un po', poi siamo cresciuti tutti con le cose riscaldate della nonna, certo. Siamo tutti qui a raccontarlo. Quindi però tu puoi dirci anche se Battero sta. Battero sta. Però dico, cioè tu non puoi mettere una cosa lì a scaldare al sole e aspettare che si scaldi e quella carica batterica lì, io me la immagino come dei cavalli al galoppo che vanno, sì, perché c'è tornando a Fosca, sì, andiamo a conquistare un Fosca, battere che diventano 4, che diventano 8, che diventano 16, tutto in 20 minuti. Ma battere sta, sì, in batteria arriva lì. E quindi no, ragazzi, per scaldare le cose c'è, ma cosa veramente succede poi? Succede che si crea un disequilibrio, e quindi se già tu non stai tanto bene di suo, è un attimo che poi fai delle sane corse, okay, o dei importanti mal di testa. Scusa l'ignoranza, ma quando parli di carica batterica, è una cosa che comunque i cibi hanno già loro, certo, in una quantità, allora, dimensione, pericolosità, no, accettabile? Sì, ce l'hanno, e per il nostro corpo non è un problema quando questi batteri stanno dentro un range di temperatura. Quindi sotto i 4 gradi la carica batterica non è che muore, è ferma. Ok. Sopra gli 85 gradi, di nuovo, non esiste, perché si avvia la pastorizzazione. Lì nel mezzo è un po' un casino. Nel senso che se tu porti un panino col prosciutto e vai al summer camp, va bene, perché tanto non è che c'è questo caldo. Se invece tu prendi un sugo al pomodoro, la frittata, l'uovo, che già poverino è difficile di suo, lo metti sul davanzale, lo lasci lì 3-4 ore, poi lo mangi a mezzogiorno su una temperatura magari sua interna di 25 gradi, ragazzi, è pericoloso. Battero lì sta. Sa cosa fa. Quindi no davanzale, no computer, no metterlo sopra il computer, no superfici calde. Borderline calorifero. Calorifero e borderline. Quelli nei film che, per far vedere che in Arizona il caldo spacca le pietre, buttano le uova sul cofano della macchina? Beh, ma se la mangi subito va bene. Si può fare, va bene.